ragazzi, oggi non vinciamo. Raga, partita tostissima. Sassuolo Milan, ragazzi, è partita dai bei ricordi, dai bellissimi ricordi. Ricordi che però hanno un termine. Ricordi che sono belli perché si chiamano ricordi e perché dopo i ricordi devono succedere altre cose che purtroppo, ragazzi, non stanno succedendo. Sto parlando delle vittorie, sto parlando di un Milan costante, sto parlando di un Milan che non ti fa bestemmiare, sto parlando di un Milan che non ti fa vedere l'ora di guardare la partita. Questa è una cosa che purtroppo a me personalmente manca da tanto tempo. E io, quando devo essere onesto, lo sono. Io è tanto tempo che non ho più voglia di guardare il Milan. Indipendentemente da Europa League, derby, campionato, Coppa Italia, è da tanto tempo che mettermi qua su questa sedia è un peso. Perché veramente guardare questo Milan è una cosa terribile. Terribile, ragazzi. E partite come questa, dove dovremmo essere, diciamo, tranquilli, sono quelle partite che invece mi ci devo accanire per un risultatino, capito? Non so se regge il mio discorso, però è il momento di cambiare. È il momento che il Milan faccia un passo in avanti prima di farne uno indietro. E siccome questa è una cosa che dico da quando il Milan, proprio in questa partita, ha sollevato lo scudetto, il Milan deve fare un salto di qualità prima che naufraghi da solo. C'è bisogno di un cambio a giugno, c'è bisogno di aria nuova, c'è bisogno di far capire le nostre intenzioni e che, nonostante ciò che abbiamo passato, ci abbia regalato parecchie gioie, ogni tanto c'è il bisogno di andare avanti. Non solo le brutte storie devono finire, ma a volte è necessario che finiscano pure le storie belle. E credo che quella tra Milan e Pioli, alla luce di ciò che è successo giovedì sera e di ciò che succederà giovedì prossimo, bisogna voltare pagina. Discorso molto contorto che molti di voi forse non avranno capito, ve lo riassumo in maniera molto breve, ragazzi. Mi sono rotto i coglioni, detto proprio senza mezzi termini. Io sono stufo di questo Milan, di questo allenatore, di questo gioco, di questo sempre farsela addosso nei momenti decisivi. Basta. Basta. È arrivato il momento di vedere il Milan, non le fighette che giovedì si faranno eliminare. Reggio Emilia, domenica 14 aprile, sarà Sassuolo Milan. Formazione giustamente rimaneggiata, c'è Chukwueze, c'è Leao titolare, non capisco perché, magari gli farà giocare solo metà tempo. 143esima volta insieme, 60 euro di pantaloncini, ragazzi, del Milan da gara, si stanno aprendo in due. Fantastico, sti tessuti di carta che ci fate pagare uno sproposito, andate veramente a fanculo. Fa caldissimo, ventilatore oggi addirittura. Si inizia, ragazzi, partiamo noi. Inizia il secondo Sassuolo Milan su questo canale, dopo quello dello scudetto. Adli per Florenzi. Piedi montati al contrario, capito? Quello si può dire tranquillamente. Alza, bene su Tolian. Spazio per stoppare, andare corto, volpato, bel movimento. Volpato, attenzione. Col tacco, Pinamonti! Subito lui, subito! Andrea Pinamonti! Alla prima azione, ragazzi! Alla prima azione! Alla prima azione, abbiamo subito preso gol, ragazzi. Pinamonti, solo in mezzo all'area, indisturbato. Dopo un'azione dove abbiamo giocato a scansarci, ragazzi. Secondo gol subito in due partite, fatti 0. Ragazzi, era quasi scontato che oggi il Milan facesse schifo. Siamo arrivati nel periodo dell'anno in cui non ci capiamo più niente. Guardate là, Torvet appoggia di tacco, Florenzi che non va ad attaccare Pinamonti, non c'è un anticipo, non c'è niente, Loftus Cheek fermo, questo colpisce al volo totalmente indisturbato. Il bello è che queste sviste difensive gli altri con noi non le fanno. Cioè, fosse capitata un'azione così al Milan, tutti ad aggredire il portatore di palla, invece noi chi cazzo se ne frega. Non prendevamo gol a Sassuolo da dicembre 2020, 1-2 col gol di là dopo 6 secondi. Vedo molto una partita stile Monza questa, eh. Chi è, ragazzi? Ma come puoi mandare in campo certi elementi, ragazzi? Lorente, dai che fanno il 2-0. Lorente entra in area, sposta sul mancino. Lorente è sinistro. Tocco di Sportiello, secondo me. Destro. Musa. Musa finta, poi finisce per Hernandez. L'arco. Davide. Va bene, stiamo giocando a non cogliere la porta, ho capito. Ragazzi, è una cosa incredibile. Ora io poi non mi devo incazzare, no? Si è già ripreso. Consiglia sbagliato rinvio. La data sulla testa di Chukwueze, che era completamente libero da ogni giocatore. Scappato via Florenzi, è veloce Lorient. Lorient, Sportiello una volta, Lorient!
ribadisce in porta, 1-2 Sassuolo in 10 minuti, alle corde il Milan, 2-0. E però l'abbiamo detto, il Milan non è ancora entrato in partita. E cosa stiamo aspettando per entrare in partita, ragazzi? Cosa stiamo aspettando? Il Milan non è ancora entrato in partita, ma cosa stiamo aspettando? Ragazzi, ma se ne prende 5 anche oggi? No, perché è la stessa squadra che ce n'ha fatti 5 l'anno scorso. E mi ricordo che nel primo tempo andarono 2-0 questi. Io non lo so, cioè, se volete, io giocherei. Poi fate quello che vi pare, eh. Però io, se volete un consiglio pratico, io comincerei a giocare a pallone. Poi fate come volete. No, no, ma ripeto, fate il cazzo che vi pare. Poi mi chiedete perché mi sono rotto i coglioni. Perché ecco perché mi sono rotto i coglioni. Lorenzi per un tocco corto, eccolo. Teo Hernandez restituisce Teo, Florenzi. Milan qui. Florenzi con il cross lungo. Kier. Spondarino. Ciao. Ciao consigli. Consigli. Leao. Ancora una volta il muro del Sassuolo. È il muro del Sassuolo. Andava fatto col prima forse, no? Ci avete pensato a sta cosa? Che due coglioni, che squadra di merda. Cioè, allora, c'è Ibrahimovic in tribuna, no? Caro Zlatan, ai tuoi occhi, una cosa così, coadiuvata da ciò che è successo 3 giorni fa, è accettabile? La vogliamo pure l'anno prossimo? O vogliamo fare qualcosa? Più largo di lui Musa, che chiama il pallone, le ha invece crossa di l'ha aperto Chukwueze. Gol. Ancora un gol di Chukwueze, ma bandierina alta, quindi era strano, ragazzi. Ci mancava solo questo. Sì, sì, coglione. C'eri te in fuorigioco, coglione. C'eri te in fuorigioco. Fuorigioco, godo, godo. Godo, 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 godo. Andava esonerato a novembre. Nessuno mi ha ascoltato. E questo è quello che vi meritate. Cosa vi costava esonerarlo a novembre? Musa. Leao. Leao. Può puntare tre soldi a Riabolocca. Cioè, sti qua c'hanno una difesa che urla vendetta. Leao. Gol. Leao cosa ha fatto? Ha fatto schifo! Ecco cosa ha fatto! Ha fatto schifo! Si deve far fottere! Giovedì cosa ha fatto? Giovedì prossimo cosa farà? Schifo! Al Sassuolo, gol, glielo faccio pure io! Sveglia! Cioè, mi volete dire che il gol di Chukwueze era buono? Lasciamo perdere, ragazzi. 3 gol subiti in 2 partite. Per ora. Ma chi me lo fa fare giovedì? Di sta sveglio fino alle 11 mezzanotte per guardare sti 4 rincoglioniti qui. Il problema è che siamo secondi. Siamo secondi, è questo il problema. Che giocando così dovremmo essere 16esimi. Devi passare la palla. Ma poi mette Kier contro l'Oriente. Kier contro l'Oriente. Ma poi, cosa cazzo mi costa esonerarlo domattina? Tanto giovedì si fa fuori lo stesso. Madonna che schifo. Hernandez. C'è il compagno lì. C'è il compagno. Solo. È 3 anni che non la passi. Mandatelo via. Mandatelo via. Io è 2 anni che mi sono rotto i coglioni di quest'uomo di merda. Mandatelo via. Finisce una cosa oscena. Questo primo tempo, una cosa orrenda. Io era da una vita che non mi incazzavo così. Ma ci siete riusciti pure sul finale di stagione. Incredibile! Andatevene tutti a fanculo! Inizia sta merda. Battono loro. Che schifo. E tra pure De Frel. Che scempio di merda. Ma che cazzo vogliono? Dai, su. Vogliono un calcio di rigore. Sì. Sì. Sì, vabbè. C'è un cazzo, dai. Non facciamo i pagliacci. Adli. Che aspetti a toglierlo dal campo? De Frel. Lorente. Tocca Sportiello, ma non basta. Ne prendiamo 5 a
anche oggi. Ne prendiamo 5 anche oggi, ragazzi. Bene così, bene così, bene così. Perché io ci avevo ragione quando vi dicevo che andava esonerato a novembre, che non saremmo andati da nessuna parte, che tanto Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia di Serie C con questo allenatore non vai da nessuna parte. Io l'avevo detto, io l'avevo detto che andava esonerato mesi, 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 mesi fa. E giovedì ci sarà l'ulteriore conferma. Tre gol ci sono voluti per togliere Kier dal campo, ragazzi. Mandatelo via. Ma te no. Dopo una figura così, compresa quella di giovedì scorso e di giovedì prossimo, mi spieghi con quale coraggio metti piede dentro lo stadio? Mi spiegate questo? Cosa allena a fare? Contropiede 2 contro 4. Dai che fanno il quarto. Dai che lo fanno. Peccato, peccato che non l'hanno fatto. Peccato. C'era Tosvet liberissimo. Ballardini si è avvelenato dall'alto, si vede, ha lanciato una bottiglietta. Tre soldi buca, c'è Leao. Dai Leao, dai che lo ne sbaglia un altro. Palla dentro. Consigli che tocca. Oddio. Luka Jovic. 3-2, il Milan c'è. Ma Milan c'è! Il Milan deve andare a fanculo! A fanculo! A fanculo! Con quell'allenatore di merda! A fanculo! Cacciatelo! Vi prego, cacciatelo! Io non ne posso più! Esoneratelo domattina! Prima che sia troppo tardi! A proposito di qualità, lavoro di Jovic, attacca Jovic per Chukwueze. Prende posto Jovic. C'è Jovic e Chukwueze. Palo gol, la ripresa il Milan con il gol di Samuel Chukwueze, 3-3. Io schifato, io veramente schifato, ma schifato, cioè schifato è veramente poco. Posizione regolare, non rompete i coglioni. Ha fatto un gran gol, ha fatto un gran gol, ma a me non me ne frega un cazzo. Te hai preso 3 gol dal Sassuolo, hai preso 3 gol dal Sassuolo, 3 gol, 3 gol dal Sassuolo hai preso, vergogna, vergogna. Pioli, hai preso 3 gol dal Sassuolo. 3 gol. Questo a me pare regolare. Che qua siamo secondo me sulla soglia di fuori gioco. Fuori gioco, godo, 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 godo. La dobbiamo perdere. La dobbiamo perdere. Cioè, hai pure visto la facilità con cui li puoi infilare questi? E loro ti hanno infilato con ancora più facilità! Terribile sta cosa! Giallo per Ciao! Che salta il derby! Ma era scritto! Era scritto! Ragazzi, era scritto! Jovic, è partito Pulisic, è partito Leao. Tenuto Jovic, non riesce a mandarlo per terra, Obiang. Jovic verso Pulisic, verso Giroud! Perché Giroud? Perché? Perché Giroud c'era Leao? Perché? Ma perché Giroud? Pulisic. Eccolo. Adli. La chiama Jovic. Adli. Palla dentro. Pulisic. Pulisic. Transena la porta. Transena la porta. Andava fatto prima. Gli ha tirato addosso Pulisic, ragazzi. Contro sto gol lo prendevamo 10 volte nella stessa azione. Per Pulisic dentro. Raso terra. Raso terra. Il cross. Raso terra. Raso terra. Florenzi batte. Florenzi verso Giroud. Sponda palla che rimane. Okafor. E viene mandata in porta. No, Okafor. Okafor. Appena entrato il 3-3 del Milan. Arriva così. Ma la forza dell'energia degli uomini del Milan. La forza di sto cazzo. Di sto cazzo. Fate schifo. 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 Fate schifo. Okafor che poteva tranquillamente partire titolare sta partita. Vabbè. Pulisic, Pulisic è passato. Pulisic. Non lo sbagliare. Pulisic. Palla che rimane lì. Giroud la manda alta.
Basta. Basta. È il terzo in tre partite. È il terzo in tre partite. Sveglia. Prova a metterci in avanti. Vai in America. Vai in America, ti prego. Vai in America. Facci. Vai in America. Domani prendi il primo volo per l'America, Giroud. Poteva tirare Pulisic. Bella partita, potevamo vincerla 3-3. Bellissimo. Pulisic. Renders Pulisic. 5 minuti di recupero, benissimo. C'è a crossare lungo con Leao, che poi non ci arriva più. Anche lui è stanco, anche prima. Allunga il piede! C'è quell'altro fuori area! Devi crossare per forza! Devi crossare per forza! Sempre la scelta sbagliata! Questo allenatore del cazzo! Tasso con Okafor. Tasso con Okafor finisce qua, ragazzi. Finisce qua. Ciao.